Pronto? Ciao. Ci sei? Pronto? Sì, Sì, ci pronto. sei? Sono Flavio. Ciao. Ciao. Ciao, come va? Ascolta, allora, prima volevo dire, apro una piccola parentesi, appunto ho sentito che parlavate di Cristo, no? Si sente un po' di rimbombo, sentite bene, sì? Sì, noi ti Sì, sentiamo dai, bene. tranquillo. Ecco. Beh, che Cristo non fosse il figlio di Dio, beh, per le persone che conoscono per esempio Spinoza, lo sanno bene questo. Spinoza dice che era un filosofo Sì, ebraico, d'accordo. ebreo. Spinoza ci dice, dice ai cristiani, guardate che in ebraico figlio di Dio era un modo di dire comune, era un soprannome che si dava a tutti gli uomini che mostravano una particolare abilità verso qualcosa. Come noi era un'espressione, nel gergo popolare era un'espressione che si sentiva abbastanza comunemente, era un soprannome che si riscontra anche in un certo modo da noi, per esempio quando diciamo quel calciatore gioca da Dio, no? Sì. Quando vedi che una persona eccelle in un'arte o in qualcosa, lo diciamo anche noi in un certo senso. Così in Palestina all'epoca c'erano tanti Sì, figli. ma vedi che necessità c'è dopo 2000 anni di sapere cosa si faceva in Palestina? Io come, cioè come pagano non ho la necessità di sapere come viveva l'antico romano, come viveva l'imperatore, come viveva il pontefice di Roma, parlo del pontefice pagano. A me non, sinceramente per essere pagano adesso Sì, non ne ho no, vabbè, ma bisogno. io ti avevo detto che ho aperto una Sì, no, ma parentesi. Sì, difatti. non è quello che volevo dire. Io adesso ti faccio Sì, no, era un solo altro per darti una discorso. risposta Ho aperto una immediata. parentesi perché ho sentito che parlavate di Gesù in termini storici. Non sta a dire cose che Era non un so, che non, accenno magari non sulla vi via. interessa, però prima stavate parlando di Gesù in termini storici e volevo dare il mio contributo. Sì, Ma cazzo, no, dai, cosa prosegui invece hai pure. parlato di Gesù, No, della no, no, Palestina prosegui e pure, dai. degli Esseni e il tuo amico lì ha detto che probabilmente Gesù, la grande importanza che aveva Gesù gliel'ha dato Giovanni, eccetera, e quindi avete fatto tutto un discorso storico, io mi sono dato un contributo D'accordo. storico, che discorsi non so, non capisco, Vai avanti. che poi questo non possa interessare da un punto di vista filosofico, vabbè, è normale, ma io stavo in un altro Sì, no, ma ambito, tu ero posso. No, nell'ambito storico, non ha no, detto che questo c'entri qualche no, cosa ma con la tua visione del mondo, capisci? no, prosegui pure, dai. Ecco, non c'entra questo con la visione Sì, del allora mondo. prosegui. Ecco, quindi appunto in Palestina all'epoca era pieno di figli, era pieno anche di figli di puttana, ma era pieno anche di figli di Dio, no? Quindi voglio dire, era un modo di dire comune, e quindi c'era anche il fiume di Dio, era il Giordano, che era appunto perché era bello, era grande, no? E quindi questo, volevo solo dire questo, ma io in realtà volevo fare un altro discorso. Cioè, allora, vi leggo un documento brevissimo che è una testimonianza di Dionigi, che nel 263 parla appunto della pestilenza che era in corso ad Alessandria, no? Era una città in quel periodo, nel 263 d.C., in preda un po' all'anarchia perché c'erano degli scontri tra fazioni, rivali, furono anche le persecuzioni di Decio e di Valeriano, le persecuzioni contro i cristiani, quindi non era una situazione molto felice in quel periodo. E in più scoppiò anche una gravissima pestilenza. Non si trovava cibo, i morti venivano lasciati per strada. E Dionigi ci dà questa testimonianza. Per i pagani, dice, è una sventura che sorpassa ogni altro spavento. Però per i cristiani non fu così. La maggior parte di essi, per effusione di carità e di benevolenza fraterna, non avevano riguardo per le loro persone. Molti che avevano curato altri ammalati e li avevano guariti, soccombevano essi stessi attirando a sé la morte destinata a quella. I pagani agivano in maniera affatto contraria. Si respingevano quelli che avevano i sintomi del morbo, si fuggiva dalle persone più care, si gettavano sulla strada i moribondi e si lasciavano i corpi insepolti. Ecco, cos'è che dice Dionigi in pratica, no?
In pratica parla dei martiri, ma non dei martiri intesi come coloro che sono morti in seguito alle persecuzioni imperiali. A parte che quando si parla di persecuzioni, e sono d'accordo con voi, spesso le si intende in un senso assolutistico, invece in realtà poi i cristiani non erano realmente perseguitati in quanto in questa maniera così radicale come sono stati perseguitati per esempio gli ebrei durante il nazismo, perché di fronte alla persecuzione i cristiani avevano la possibilità di scegliere e se a parole rinunciavano alla loro professione di fede erano salvi, quindi non basta che pagassero anche le tasse. Sì, ecco, bastava solo quello, quindi erano delle persecuzioni intese in questo senso nell'antichità. Questa è una cosa che bisogna tenere presente. Comunque, in realtà poi molti cristiani aspiravano al martirio, quindi era una cosa che anche gli andava bene. Qui Dionigi parla dei martiri della carità cristiana, e cioè di queste persone che si adoperavano per alleviare dalla sofferenza queste persone appunto colpite da questa grave pestilenza. In pratica, questo per far capire un attimo anche la differenza che c'è nel concepire la sofferenza e la morte tra i pagani e i cristiani. Perché in fondo la carità cristiana, no? Quella che si chiama carità cristiana, è un'opera che distingue un po' il cristianesimo dal paganesimo, ma anche da altre religioni e anche altre filosofie. Quindi è una cosa che li distingue. Ancora oggi, infatti, i neopagani, come voi, prendono in modo abbastanza netto e radicale le distanze, no? Dalla sofferenza e dalla morte, e i neopagani che ci sono adesso nel mondo, e relegano i malati terminali in anonimi ospedali. Quando hai concluso ti rispondo dopo. Sì, no, dopo ti faccio una domanda, staccando loro la spina quando magari non si ostinano a non voler morire, a non voler togliere disturbo in fretta, no? E voglio dire, allora, voglio farvi questa domanda. E quindi, qual è il vostro approccio, diciamo, quell'atteggiamento verso l'esperienza del dolore e della morte? Cioè, che significato gli dà? Perfetto. Perché il problema della morte è un problema, penso che anche voi giudichiate spinoso. D'accordo. Aspetta che finisco un attimo la domanda, che giudicate abbastanza spinoso, no? Perché voi, ovvio, ho sentito spesso parlare del cristianesimo come certo. portatore di una pulsione di morte, no? Esatto. Ma quanto questo è un'opinione in sé veritiera, e quanto invece magari non nasconde la volontà da parte dei neopagani e dei pagani di esorcizzare e negare la morte e il dolore, non accettandolo e quindi non dandogli l'importanza che ha come evento? Perché il problema, secondo me, è proprio questo. Ti rispondo il paganesimo, subito. Aspetta, finisco un attimo due D'accordo. Secondi, perché il paganesimo non ha mai, e il neopaganesimo quindi, non ha mai dato non ha mai espresso una concezione della morte e del dolore così profonda da toccare le corde dell'animo umano. Ti rispondo, cioè, immediatamente, non è come dicendo, aspetta, non è dicendo che la morte e il dolore sono insignificanti che si dà una risposta alle ansie umane. Adesso ti do sì, la risposta. Adesso appunto te. Allora chiudo. Ciao. Ciao, ciao. Marco, perché un po' mi imbestialisce sentire telefonate di questo tipo. Sì, ma volevo rispondere sì, io appena possibile. Guarda, inizio subito e poi vedrai che puoi prendere il mio filo e rispondere a questo signore. Vorrei sapere perché, non, alla luce di certe domande che pone, no, non si ricorda anche che presso poco, dal 1200 al 1700, di carità cristiana ce n'era poca in cima ai roghi fatti di fascino, quando davano fuoco, hanno dato fuoco circa, dicono, non sono precisi, intorno agli 8-9 milioni di persone in tutta Europa, parlo dal 1200 al 1700. Ma... No, voglio dire, perché ricordarsi della carità cristiana del 263 dopo Cristo fa ridere per una persona che è preparata come lui, perché dovrebbe porre delle domande tenendo conto anche di queste cose che sono state gravissime. E credo che sia stato questo signore che è intervenuto ieri in una trasmissione di un'altra radio, che si parlava di storia delle religioni, non vorrei sbagliare, se sbaglio chiedo scusa. Presso poco però mi sembrava di sentire un tipo di ragionamento come il suo, che diceva che, a differenza dei musulmani, i cristiani
hanno come impostazione religiosa il precetto della carità cristiana. Certamente non sono nella loro regione presenti sintomi tipo, non so, l'aggressività dei musulmani, ecco, che sono, insomma, farebbero la guerra santa e tutte queste cose. Yeah. Non si ricorda quanti milioni di morti, purtroppo, anche io dico falsamente dicendo che dovevano difendere la loro religione, sono stati fatti, insomma, proprio dai cristiani. La risposta è morale, gliela diamo subito appena possibile. Grazie, credo, Marco. Che anche questa sia una cosa da tener conto, perché siccome è molto bravo, no, è anche preparato, Ma mi piacerebbe che queste persone, che visto che sono molto vecchie, ce ne sono poche, tenessero conto nelle loro argomentazioni anche di queste cose, perché allora, vedi, quello che ascolta, almeno il tempo che perde servirebbe a qualche cosa. Grazie, ciao. Ha fatto un ottimo intervento, giustamente. Grazie, Marco ha sottolineato un problema molto grosso, che si parla non di 8 milioni ma di 20 ciao. Milioni. Ciao, del Gamma 5? Sì. Ciao ragazzi, sono Anna Maria di Venezia. Anna Maria. Ciao, stavo proprio ascoltando, guarda, attentamente. Però volevo fare una domanda, non so se nel vostro disegno della vostra trasmissione, è una curiosità mia personale. E volevo sapere, siccome che c'è tante religioni, però qui a cristiana è nostra, no? Vabbè, non la nostra. Non è la nostra. Sia. No. Ah no, perché? No, perché siamo pagani. Il battesimo non è la nostra. No. È Gesù dei cristiani. È una roba che gli appartiene, non appartiene a noi. Ma volevo dirti adesso che dico, non so se ho sbagliato, se sono errata, mi correggete. Ma parla pure. Ho sempre, ben sempre che mi correggete, perché non sono una figlia di quei... Anzi, vuol dire che mi corregge, perché è sempre meglio, da sempre da imparare, no? E io volevo chiedere, quei testimoni di Geova? E sei cristiani anche loro? Eh? Sono cristiani anche loro? Sì, però, siccome che mi viene sempre per casa, no? Ti deve da dire che i testimoni di Geova, posso, che ti sei un'adoratrice di Satana? E non mi viene più. Ascoltami. Dimmi. No, adesso ti dica, perché Mino, che credo mica tanto sti quassa. No, scusi, ma se della mia sincerità. Perché quando ci sei venuto, gli ha detto, se un bambino, magari se ha un soffio o qualcosa, magari che sta male o cosa, loro non le vogliono fare niente, lo lascia morire. Ma io dico, ma che cristianità avete voi? Quella della Bibbia, è un aspetto anche questo. Che è una Bibbia, però mi ne trovo mica giusta, sta tesoro. Noi altri siamo contro tutti i cristiani, per cui... Non c'è umanità in questa maniera. No, ma con la Bibbia si può fare tutto, si può... Ascolti, me, Bibbia è Bibbia, bisogna anche ragionare. Che mi venga a dire che se il figlio magari sta mal, vicino, grande, medio, con così, noi altri non facciamo niente, perché bisogna che... Anna Maria, scusa. I medici... che le fanno le cure, esattamente. Scusa, Anna Maria. Dimmi. Ma dite che capio che per noi altri la Bibbia è il peggior libro che esiste, ma è orribile. Ma la Bibbia del cristianesimo. No, ma dite che per noi altri è una roba orribile, la Bibbia. È un atto criminale. Cioè, capio che noi altri siamo contro il Dio. Ascoltimi, ma voi altri che Bibbia è che capite? Nessuna, cara, nessuna. Siamo pagani. Anzi, di solito i pagani cominciano sempre a buttare nella spazzatura la Bibbia. Scusi, me sa. Sì. Adesso siamo cristiani, no? No, sei cristiano, cioè, forse. Mio, in era battesà. Vabbè, ti ha fatto violenza, va bene, vai. Che avevamo fatto il matrimonio sempre sacramento? No. Mi sì. Mi no. Mi sì. E mi no. Anche. Ognuno ha il suo parere, no? Ognuno può fare quello che vuole. Certo. Che si ca qui, che si sposa anche in comune. È vero o no? Sì. E anche qui che non si sposa per niente. In ogni modo... mi trovo la religione, perché che ne sei massa religione, religione di queste strade, e che non si sa qual è il significato, la vera Bibbia giusta, adeguata, qual è che è giusta secondo voi altri, perché mia Bibbia, quella che sono stata battesata, cresimata in tutto. Però voglio sapere una domanda, voi altri due ragazzi, che Bibbia che noi altri che abbiamo da andare avanti. No, ti devi avanti con le robe tue, cara. Ascoltami. No, almeno te ne frega. No, la Bibbia nel senso, no, del lato pratico, no. La Bibbia che c'è tante Bibbie. Scusa, hai fatto il minestrone ultimamente? Eh? Hai fatto un minestrone ultimamente?
ascolti, mi va, mi sono sorda, sta amore, perché ti sento per radio, ma per te... Va bene, ti rispondo per radio allora. Sì, ti sento per la radio, ma per telefono, guarda. D'accordo. D'accordo. Sei tu un'ostrega. Non in modo, ragazzi. Sì. Io volevo sapere, la Bibbia umana è giusta, adeguata, qual è che noi dobbiamo andare? Vi do la domanda a voi. D'accordo. Io ascolto per la radio e grazie. Ciao. 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 No, ecco, probabilmente l'Anna Maria intende come Bibbia un punto di riferimento come comportamento nell'esistenza. E un punto di riferimento praticamente siamo solo noi stessi, non è un testo sacro, non è un libro, non è una legge che ci possa imporre il modo di essere nostro. Ciao. Buonasera. Tusi? Sì. Cari ascoltatori? Sì. Vabbè che se no né mi pare né mi mare non ci avevano, altri non erimo qua, voglio fare baruffa. Bravo. Bravo. Molto, che sei meglio. D'accordo. Ciao. Ciao. Beh, fisicamente questo ascoltatore ha riportato il problema in una dimensione un attimino più concreta, che è anche più giusta, ed è quella più pagana delle cose. Sì, ricordo sempre che per intervenire c'è lo 049-700-700. Pronto? Pronto? Pronto! Mamma mia, anche la musichetta mi avete messo su. No, la musichetta. No, ma ero io in linea quando hai preso l'altro. Comunque non importa, sono Roberta di Vicenza. Ciao Roberta. Ascoltate, so che siete alla fine della trasmissione. Posso dirvi una cosa? Sì. Cioè io continuo a non capire una cosa. Cioè, qual è la vostra posizione? Non riesco mica a capirla. ho bisogno di farvi una domanda ben precisa. Sì? Sì. Cioè, voi siete lì per divulgare così, per fare conoscere il vostro sentire, quello che è della vostra religione? Mi ripeto, no? Ecco, sai che... A me sta bene che voi parlate male del cristianesimo, del cattolicesimo, di tutte quelle cose lì, perché guarda, un'associazione a delinquere, ecco, io sono proprio d'accordissimo. Però non sono ancora riuscita a sentire che mi parlate del paganesimo. Io voglio sentire parlare della vostra religione. Scusa, hai sentito all'inizio che abbiamo parlato di Diana? Sì. Cosa hai capito di quello che abbiamo letto? Ho capito, cosa dovevo capire? No, è importante, cioè la formazione del pensiero non è così semplice. Sì. Cioè riuscire a capire che quella è una divinità con la quale noi ci relazioniamo continuamente, in ogni istante della giornata, è una delle cose più difficili che esistino. Però piano piano però stanno entrando. Non è che ti ho capito più di tanto, hai capito? Lo so, questo infatti che più di tanto allora, si... E allora siete qua anche voi come la Bibbia, che la Bibbia è scritta però non guarda, si capisce? Posso fare una citazione? A Delfi c'era nel tempio, c'era scritta una frase, che diciamo che anche è il mio modo di intendere le cose, conosci te stesso. Questa è la base del paganesimo, cioè, poi logicamente esiste un'interpretazione del paganesimo che può essere nostra, ma che non è vincolante, cioè noi non siamo né sacerdoti né pontefici, di conseguenza il paganesimo che parliamo nostro è il nostro paganesimo, non è quello che noi vogliamo imporre. Il vostro sentire, però nel momento che avete la necessità di parlarne così per via così, avete bisogno di farlo sentire anche gli altri. Esiste una scelta nostra, cioè se tu vedi la nostra trasmissione è fatta più di telefonate, proprio perché c'è la necessità non di inculcare nelle persone qualcosa, ma di poter parlare con le persone e queste persone trovare un punto diciamo di interesse. Scusa Francesco, sì. Forse ti sarà più semplice quando comincerò a parlare della Devotio, quando comincerò a parlare di come ci si comincia a relazionare col circostante cercando di levar via le incrostature del cristianesimo. Ecco, forse allora sarà più... Però io quello volevo farlo il più tardi possibile, perché se lo faccio troppo presto c'è qualcuno che può accusarmi di inculcare qualcosa, capisci? Allora devo fare tutto il discorso generale, tutti i concetti filosofici prima di arrivare a quello, perché sennò mi dicono che vado effettivamente a vendere una Bibbia in giro. Sì, ho capito, però adesso quello che pronto? Sì, pronto. Quello che provo io adesso è questo, che cioè tutti vogliamo parlare male degli altri per far sentire che noi siamo belli, no? Il fatto che voi continuate con questi cristiani, questo mettere in ginocchio, questo che mi sta bene, carità, che ne fate tutti i colori. No, è come voler dire, cioè, io sono bravo, però quelli erano dei delinquenti. E questo che non so se gli altri provano questo, altri ascoltatori sentono quello che sento io, hai capito? Sì, sì. Questo adesso, no? C'è il fatto che voi continuate a dire
quelli erano i delinquenti e noi siamo bravi. Cioè, io voglio sentire la religione pagana, pronto? Sì, stiamo sentendo. Ecco, io vorrei sentire i lati positivi di questa... Quando noi cominceremo a fare una cosa del genere, qualcuno ci accuserà di indottrinamento. No, per cui sarà ho capito questo, che non va mai bene niente, ho capito. Però per adesso io dico, sono una cattolica, che ormai c'è cioè, cattolica nel senso come voi, siete stati battezzati, via dicendo, però... Per la legge italiana io faccio parte della massa dei cattolici? No, assolutamente. Come no? No, perché ci sono le statistiche, non vengono presi i battezzati, vengono presi chi frequenta la chiesa. I praticanti. Per cui non ti preoccupare. Io so che nei schedari lì del municipio vengono presi quelli che sono stati battezzati. No, nelle parrocchie. Le parrocchie hanno le statistiche dei battezzati e dei non battezzati, ma solo per quello e basta. Però io faccio parte di quella schiera, hai capito? Cosa dovrei fare io? No, io non voglio essere cattolica. C'era una volta un atto di violenza, che diceva di farsi sbattezzare, mandavi una lettera al parroco dicendo che tu rifiutavi il battesimo. Sì, ma ti pensi che... cazzate, insomma. È come quello che non va a votare, che dopo avete capito tutti... Cioè, che dice io non vado a votare, io non vado qua, però dopo sei segnato, hai capito? Certo. Cioè, è meglio che vai, tiri uno striscio, uno scarabocchio. Ma vedi, ad esempio, Roberta, parlate di un esempio di paganesimo, ad esempio. Una cosa molto concreta. Io ho parlato alcune volte del discorso del culto delle ninfe. Ad esempio, una pratica tipo pagana è quella tipo di mantenere, ad esempio, le fonti e le sorgenti pure. Di impedirne, ad esempio, che ne vengano distrutte e vengano incanalate solo per gli acquedotti. Questa è una forma di paganesimo molto elementare, insomma. Sai, Claudio, cioè, guarda che io vi parlo in proprio con tono amichevole, sì. Perché a me sta bene tutto, hai capito? Cioè, se tu sei quello che sei, a me, cioè, basta che non vieni a far forza su di me, no? Ecco, io ritorno a ripetere quella frase che ti ho detto la prima volta che ti ho telefonato, che la sera che ho sentito la Zoe... ecco, io a proposito, la Zoe organizza una festa pagana il 5-6 di maggio, perciò se sei interessata, casomai io darò dopo l'indirizzo della Zoe, si fanno appunto beltane, e ho parlato appunto con la Zoe la settimana scorsa, e metto appunto fanno questa festa pagana, e chi vuole appunto partecipare a questa festa pagana, tra l'altro non niente di proprio di particolare, è solo un incontro fra persone, poi le persone che sentono più affinità fanno qualcosa, altri non fanno niente, assistono, si discute. Sì. Ecco, chi vuole appunto partecipare a questa festa che si terrà il 5-6 di maggio, può scrivere appunto a Sacre Radici, presso Zoe, casella postale aperta, 22040 Moggio Valsassina, Lecco. Ecco, in maniera tale, cioè, che tu vedi, questa sarà una forma, ad esempio, di pratica pagana, cioè nel senso di dire, di comportamento pagano, cioè nel senso ci troviamo, queste persone si conoscono, queste persone assieme decidono di fare, ad esempio, l'antico rito, ad esempio, di Calendi Maggio, cosa consisteva? L'albero della libertà. Ogni, per esempio, ti dico un rituale, ad esempio, pagano per creare comunità. E si pianta un albero, l'albero di maggio, a questo albero vengono attaccati dei nastri colorati e ogni persona correndo poi lega questo nastro intorno a questo albero, e questo serve per creare un rito pagano, ad esempio. Sì. Questo che si fa con di maggio, questo esempio è già una forma di comunità non basata su delle leggi assurde, ma solo sull'aggregazione individuale delle persone. Questa è già una forma di paganesimo, ad esempio. Capito? Ma infatti io quella sera che ascoltavo la Zoe, l'ho ascoltata molto più volentieri, non è che io voglia essere, cioè io voglio essere fuori da tutti gli indottrinamenti perché sono stata un po' tradita, diciamo, no? Ecco, però è bello ascoltare, capito? Sì, sì. Non è che io voglio ascoltare voi perché non ho una religione, allora voglio attaccarmi a un'altra maniglia perché adesso... Anche perché a noi non ti attaccheresti proprio per niente, eh? guarda che ci sono quelli che sono usciti dalla loro religione e allora hanno Buddha e rappano a qualsiasi cosa pur di avere... E dopo dicono magari che non sono attaccati a nessuna maniglia, non è mica vero? C'è questo bisogno di essere attaccati a comunque vedi Roberta, tu hai notato questo? Sì, esiste questo. Comunque Roberta, quando tu ascolti la Zoe sarà sempre molto più bello sentire la Zoe che non sentire perché? Me perché la Zoe vive il pianeta Terra come la Terra Madre e afferra l'aspetto di Madre Terra, mentre io invece afferro l'aspetto della Terra in sé, i mutamenti in sé. Per cui io sono molto più duro della Zoe. Cioè la Zoe abbraccia, io invece spacco. Ma io accetto
anche che tu sia più duro, cioè dove io ti contesto un po' e quando tu continui questo mi sembra che tu abbia l'odio, come, capito? Vabbè, tanto per dire, ad esempio, io ho una divinità di riferimento che è esempio Pan. Pan, ad esempio, ha la caratteristica di provocare il panico negli avversari, di conseguenza ognuno ha la propria natura e di conseguenza logicamente... Va bene. Adesso non me lo ripeto più. Sì. D'accordo. Ciao. Comunque, ciao Roberto. Comunque... Volevo dire una cosa, scusa Francesco. Sì, no, parla non pure. Ci siamo dimenticati né di Flavio né di Anna Maria, eh. Sì. Risponderemo appena è possibile. Pronto? Ciao. Chiamo Giorgio. Sì? È una domanda così che mi pongo da tanto. Ma il Corano, la Bibbia, tutti questi libri che sono secoli che circolano, ma chi è che li ha scritti? Bisognerebbe chiederglielo a loro. Grazie. Ciao. Sì, beh, il discorso, ad esempio, di questi libri sono soltanto, diciamo, delle aggregazioni di tesi che possono essere servite per dominare, cioè nel senso che se un'organizzazione crea la necessità di creare uno strumento di dominio, crea anche dei testi. Pronto? Crea il cervello a fare la falsificazione. Pronto? Pronto? Senti? Sì? Buongiorno a voi. Sì, ciao. Francesco e Claudio, sì. Buongiorno. Posso dire la mia opinione? Sì, sì, sì. Certo. Il mio pensiero, posso esprimerlo? Sì. Sì? Ecco, mi rilassavo un po' agli interventi di prima. Volevo dire quanto meglio sarebbe stata Alessandria con la sua sapienza e le sue immense biblioteche, che era una città di cultura per autonomasia. Se non fossero intervenuta la colonizzazione cristiana, sì, che ha avuto... Che ha bruciato il Tempio di Serapio con tutta la biblioteca. Sì, sì, che ha avuto come... conseguenza ha lasciato, diciamo, solo terrore e morte. Sì, e infatti stiamo tentando di rispondere a sto Flavio proprio su queste cose. Sì. Perché si ha pietà di quello che sta morendo per uccidere una società. Sì. Che non è la stessa cosa. Sì, sì. Ecco. Perché ha avuto come unica, la loro colonizzazione ha avuto come unica conseguenza lo sfruttare il bisogno, diciamo, il disagio altrui per soddisfare il loro malato bisogno di essere necessari. Certo, cioè, esatto. Curare le ferite come i samaritani che si diceva poc'anzi. Costruire miseria per essere, sì, utili alla miseria. Questo, ecco. Ti ringrazio. No, grazie a te. Grazie a te invece. Ciao. Sì. Ciao. Ciao. Questa radioascoltatrice è sempre molto importante e vado con la risposta a Flavio, sì, finché c'è un secondo. Sì. Il problema è questo. Quando i pagani avevano le malattie, avevano le epidemie, e ne hanno avute pochissime, perché le epidemie cominciano a essere grosse dopo il 100 dopo Cristo circa, veramente epidemie serie, 100-150, l'importante era salvare il sistema sociale. Allora, l'epidemia, la malattia si combatteva con i mezzi che c'erano e si sviluppava la medicina. I trattati di medicina dei pagani, da Esculapio, eccetera, sono sempre stati usati fino a... fino al Medioevo praticamente, perché si è incavolato Paracelso contro il fatto che di medicina ne sapevano più le donnette che non i dottori della medicina. Però l'importante era salvare il sistema sociale e si operava per quello che era possibile, cioè se c'era possibile curare si curava, se non era possibile curare perché la gente moriva a grappoli si evitava il contagio, cioè si impediva che il contagio si estendesse all'intera città. Cosa facevano invece i cristiani? I cristiani avevano il progetto di distruggere il sistema sociale, di distruggere il tessuto sociale. Allora la malattia era mandata da Dio proprio per distruggere il sistema sociale e costruirne un altro. Alarico, per esempio, quando arriverà a distruggere Roma, non è che Alarico un giorno decide di andare a distruggere Roma. Alarico viene provocato sistematicamente dai cattolici, perché Alarico era ariano oltretutto, non si mantiene fede ai trattati, non gli si paga quello che gli si è commissionato, perché Alarico era un generale al servizio oltretutto di Roma, cioè lo si provoca proprio per farlo venire a Roma, a distruggere Roma, così il Papa ha la possibilità di ricostruire un altro sistema sociale. Tant'è che all'arrivo di Alarico ci sono ancora degli indovini etruschi, ci sono ancora degli aruspici, cioè c'è ancora un retaggio del paganesimo estremamente forte che proprio il sacco di Roma porterà alla definitiva distruzione. Per cui cosa serve la malattia ai cristiani? Serve per distruggere il divenire degli esseri umani. Infatti i cristiani distruggono la medicina, distruggono la scienza, distruggono il sapere come progetto, però soggiogano le persone a soccorrere il malato, perché il malato è sotto le attenzioni di Dio e allora sotto le attenzioni di Dio bisogna soccorrere il malato, per cui bisogna ammalarsi anche a propria volta. Cioè non esiste nel cristianesimo la fondazione del futuro, esiste la distruzione del futuro. Questo è la carità cristiana.
cioè la carità cristiana è la cosa più aberrante che esista, perché è distruzione del presente per distruggere il futuro, per impedire la costruzione del futuro. Per questo noi siamo contrari. D'altronde la medicina è frutto della stregoneria. Cioè Asclepio, quando, col suo serpente, cura le ferite. Cioè gente viene portata nel tempio, il serpente mangia la ferita, cioè morde la ferita, succhia il sangue dalla ferita, e la ferita guarisce. Ma non è che guarisce per magia. Guarisce perché nella vipera di Esculapio, nella saliva, era contenuto il principio di crescita, quei principi per cui la Montalcini ha preso il premio Nobel, fatalità, per cui aiutava a rimarginare ferite molto grosse. Però questo lo hanno capito attraverso la magia, mentre invece il cristianesimo, che aveva in orrore questo, non ha mai mantenuto questa pratica, e così via tante altre pratiche, tant'è che Paracelso dice ne sanno più delle erbe per curare le donnette di campagna che non i dottori dell'università. E aveva ragione Paracelso da questo punto di vista. Sì, no, c'è un discorso da fare, che poi Flavio dice che i cristiani appunto facevano caridità, ma questo lo facevano intenzionalmente, cioè nel senso, poi bisogna vedere se questo è vero, perché le testimonianze cristiane sono molto abili nel falsificare la storia, cioè nel senso che hanno tramutato la storia dell'umanità come protostoria cristiana. Di conseguenza loro hanno potuto fare qualsiasi affermazione di dire che con la carità hanno aiutato, che sono intervenuti, che hanno fatto qualcosa di utile. E questo può essere falso, perché loro hanno preso i libri, li hanno distrutti, le tredie persone le hanno uccise, e solo quello che loro faceva come non hanno utilizzato come strumento di informazione e di dominio. Ci sono delle cronache di vere e proprie rivolte in città, dove uno dei compiti che avevano il capo pagano, era i sacerdoti pagani, era quello di distribuire viveri ai bisognosi, olio, vino e pane essenzialmente. Quando i cristiani hanno un certo sopravvento, attorno al 300 e 400, esiste sia il sacerdote pagano che il sacerdote cristiano. E il sacerdote cristiano provocherà delle vere e proprie rivolte nelle città, perché lui sfamerà i suoi e affamerà gli altri. Questa è una tecnica di affamazione. Adesso non chiedetemi di andare a ricercarvi la cronaca, però se voglio posso ritrovarla, ma io l'ho letta e posso sottoscriverla. Di conseguenza cosa hanno fatto sempre i cristiani monoteisti? Hanno sempre falsificato il passato per renderlo utile, cioè perché per loro nulla del loro passato era condannabile, era esecrabile, era negativo, anzi non c'è esistito niente, tutte le persone volevano bene. Io voglio citare un piccolo esempio di questa dimostrazione di falsificazione della storia. È stato trovato ad esempio un graffito a Roma in cui c'era raffigurato un crocifisso e Cristo con la testa di asino, ed era stato messo appunto come vignetta giustamente anticristiana, perché gli antichi non avevano una grande considerazione per l'asino, anche perché era considerato un animale infero. Cosa hanno fatto i cristiani? Non era possibile per loro che qualcuno potesse odiare quella stupida persona che era Cristo. Cosa hanno fatto? Che piano piano sono arrivati col dominio culturale a stabilire che non era una forma di condanna, ma che era una forma di esaltazione, perché alcune religioni pagane utilizzavano il simbolo dell'asino. Di conseguenza, chi ha fatto quella raffigurazione di Cristo con la testa d'asino non era un'offesa a Cristo, ma era un'esaltazione pagana di Cristo. Cioè, per pensare alle bestialità a cui sono arrivate. Di conseguenza, è facile, quando uno ha in mano il potere culturale, sociale, politico, falsificare la storia, cioè annientare tutto il passato, e costruire il passato come fa Colin, cioè fanno più un'opera di costruzione artificiale. Sul discorso poi di altre tematiche, Flavio parlava del discorso sempre della morte, benissimo, ma lo scopo fondamentale delle persone non è vivere per morire, la morte avviene nelle vite delle persone, di conseguenza è un fatto che viene essere considerato, ma noi non possiamo sacrificare un giorno della nostra esistenza pensando alla morte, noi dobbiamo costruire la nostra vita giorno per giorno e vi costruire al meglio. Sì, e di conseguenza quello che appunto ci può servire a noi è sempre un modello che riguarda la vita. Perché ad esempio i pagani raffigurano sempre le divinità viventi, e anzi ad esempio hanno difficoltà a raffigurare le divinità che muoiono? Perché la nostra vita, il nostro rapporto con gli altri è solo fatto quando siamo viventi. Quando non siamo morti non possiamo certo fare nulla di rapporto con gli altri, siamo nelle mani degli altri, diventiamo qualcosa di passivo. Certo che anche per i pagani diventa un problema la morte, ma la morte è soltanto un punto in cui per necessità biologica si arriva. Quello che è importante per i pagani è quello che noi facciamo nell'intervallo tra la nostra nascita e la nostra morte. È lì che si determina la qualità di un pagano. Ma, e poi, per rispondere a Flavio, che lui non so se abbia seguito le nostre trasmissioni, per noi la morte è un successo, cioè è il fine del nostro fare. Per cui noi aggiungiamo la morte tranquilli, perché noi abbiamo un futuro oltre la morte, abbiamo costruito durante la nostra vita il nostro corpo luminoso. Al contrario, i cristiani hanno la disperazione davanti alla morte. Per loro la morte è solo dolore e disperazione, è terrore.
Tant'è che nella Bibbia noi troviamo la resurrezione della carne. Cioè, è talmente terrifico il l'affrontare la morte per i cristiani che sperano nella resurrezione della carne. A proposito della resurrezione della carne, annuncio a tutti i radioascoltatori che alla faccia del giorno in cui i cristiani celebrano la resurrezione, io sarò ai microfoni di questa radio fra le ore 17 e le ore 20, cioè fra le 17, le 5 e le 8 di sera, fra le 17 e le 20, ripeto ancora, nel giorno in cui i cristiani celebrano la Pasqua, cioè praticamente il giorno di Pasqua, a trasmettere da questa radio. Non so ancora esattamente che programma farò, però penso che farò qualcosa sulla morte, qualcosa del genere. Sì, beh, io voglio sempre ricordare, visto che Claudio ha citato questo particolare del giorno che loro chiamano Pasqua, si troverà qui in questa trasmissione, che è un nostro rituale come pagani, un rituale abbastanza divertente. Il Venerdì Santo ci troviamo per mangiare il musso in memoria di un nostro amico, dell'amico Bruno, che era un politeista naturale, che con noi ha combattuto varie battaglie per il paganesimo, e in sua memoria noi cosa facciamo? Ci ritroviamo il Venerdì Santo, Venerdì Santo per i cristiani, a mangiare il musso. Cioè, questo esempio è una forma di paganesimo, logicamente, che non è vincolante come nel paganesimo, nel monoteismo. Ma diciamo che è arrivato Mario. Mm. È arrivato Mario a cacciare i pagani dal tempio. È arrivato al punto un po' caricato. Niente, c'è una telefonata. C'è una telefonata. Scusa. Pronto? Ciao. Ciao. Niente, volevo dire una cosa, che ero d'accordo su quello che ha detto quel ragazzo prima, perché vi ha dato una buona lezione. E voi fate propaganda di questo paganesimo, perché poi la vostra è una setta, perché ci vuol poco... Tu sarai una setta. Il paganesimo è una setta. La Chiesa Cattolica è la setta di voi. Cosa ve ne frega voi del cristianesimo? Propagandate la vostra cosa, no? Non riesco a capire perché ce l'avete su con queste persone, non lo so, insomma. Perfetto, bene. Vi vergognate? Di cosa? Santa vostra, sono tutti pagani. Certo. Sì, tutta la tua famiglia è pagana. Esatto. Farete uso di stupefacenti voi altri, perché fate una trasmissione che fa schifo. Perfetto. Fate il lavaggio del cervello alle persone deboli che non capiscono un cavolo, sai? Perfetto. E vergognati. Perfetto. Quando avrai una certa età ti avvicinerai a Dio perché hai bisogno, o per le malattie, o per qualcos'altro, così la tua famiglia. Grazie. Beh, divertente. Adesso va. È importante questa testimonianza. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? 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 Sì. Pronto? Ciao. Ah, ciao. Vi ascolto sempre molto volentieri. È la prima volta che intervengo, perché ho sentito l'ultimo intervento di questa signora, che è stato molto violento. Sì, ma è normale. Sì. I cristiani reagiscono sempre con violenza, non hanno argomenti sufficienti. Sì, e volevo dire che forse la drogata sarà lei. Grazie. E secondo, che non si arroghi il diritto di dire agli altri che sono dei deficienti, perché sappiamo benissimo quello che ascoltiamo e abbiamo capacità di discernere quello che è cretino o quello che è stronzo come lei. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. No, difatti questo è un intervento chiarissimo, cioè noi pensiamo che le persone siano intelligenti, lo sono, difatti lasciamo il telefono aperto e le facciamo intervenire appunto per questo motivo. E Claudio, se vuoi prendere... C'è Mario però che aspetta. No, beh, tanto Mario si è dato... Pronto? Sì, di conseguenza noi reputiamo le persone intelligenti, le lasciamo intervenire perché non abbiamo questi problemi di dire che le persone non sono capaci di comprendere. Le persone comprendono benissimo, di conseguenza possono intervenire, ne possiamo parlare e non ci crede nessuno. Scusi Claudio. Dimmi. Niente, volevo solo dire che quella signora lo sa veramente, ma forse le persone deboli, voi tenete tutti chi? I cattolici? Beh, noi non ci interessano le persone deboli. No, a me non mi interessa. No, ho sentito che voi altri istruire persone deboli. Grazie. Scusa, perché neanche non seguo, non ho neanche proprio seguito tutto. Comunque, vorrei dire quasi che vi invidio solamente perché non abbi paura della morte. Grazie. Invece ho proprio paura. Beh, è una paura infantile, caro. Mi ho una paura infantile, il buio. Vedremo di superare anche questo. Ecco, tutte sciocchezze. Comunque anch'io ho paura del buio una volta. Tutte violenze così. Forse le persone deboli, come che dice quel signore, ora tenesse qualche altro. Grazie, salve. Ciao, grazie. Ciao. Non prendiamo più telefonate e ringraziamo tutti i radioascoltatori.